per la sezione narrativa ad essere premiato è Macelli di vita di Elisa Genga della prima B Liceo Classico. Ascoltiamo il giudizio critico della professoressa Greta Gaspari. Macerie di vita è un monologo interiore, intessuto di ricordi dolorosamente rivissuti. Si distingue per la dimensione lirica e onirica che l'autrice ha saputo evocare con l'efficace uso delle immagini e dei suoni che via via accompagnano il prepotente riaffiorare dei momenti più significativi di una vita. L'equilibrio della trama, essenziale ed intensa, rivela una notevole capacità di scrittura, ma al lettore di questo racconto rimane soprattutto il gusto della sua delicata e convincente qualità poetica. Brava. Ancora una volta mi spetta la sintesi del racconto prima della lettura. La protagonista di questo racconto è una donna che, trasportata dalla nostalgia e da un disperato bisogno di comprendere, ritorna nella casa dove è cresciuta, un luogo che credeva di aver dimenticato per sempre. All'interno di questa casa, ormai in piena decadenza, si risveglieranno i ricordi del passato. Il suono del pianoforte che un tempo prestava la sua voce a una madre che non sapeva parlare, la musica degli orologi che inondavano la casa e la voce di un padre che prima di morire ha voluto trasmettere a lei, bambina, il senso di un mistero, quello della vita che rinasce, che soltanto adesso la protagonista può finalmente intuire. Legge alcune parti del racconto Viola Corneli della Quinta B Ginnasio. L'ultima volta che avevo messo piede in quella casa. Percepì immediatamente quell'odore di chiuso, di polvere e di cose ormai perdute negli oscuri meandri della memoria. Chiusi la porta e cominciai a camminare lungo lo stretto corridoio, le cui pareti, dalla tappezzeria scolorita, erano sommerse di ragnatele. Cominciai a vagare per le stanze, come un fantasma. Regnava un surreale silenzio. Il tempo, come una sposa, faceva scivolare leggero il suo velo merlettato, e così tutti i mobili erano ricoperti da uno spesso strato di polvere. Spalancai le finestre per far entrare aria e luce. Le tenebre si diradarono e la stanza si rianimò dei suoi colori accesi. La pungente aria invernale fece irruzione nella stanza, pungendomi il volto, e io l'accolsi ispirando profondamente. Aprì gli armadi. Al loro interno erano riposte le anime senza corpo dei numerosi abiti di mia madre. Erano scoloriti. Anche qui il tempo aveva lasciato un ricordo del suo passaggio. Presi uno dei cappotti preferiti di mia madre. Lo indossai. Riconobbi immediatamente il suo profumo. Mi strinsi nelle spalle. Abbracciai quel cappotto come per sentire ancora il suo corpo magro contro il mio. Improvvisamente le gambe cedettero e caddi a terra in preda a un irrefrenabile pianto. Mi rannicchiai all'interno del cappotto per trovare riparo da quell'inondazione che mi stava travolgendo. Continuai a piangere finché non mi addormentai. Quando riaprì gli occhi, era ormai pomeriggio inoltrato. Mi guardai allo specchio, avevo gli occhi gonfi e arrossati. Mi alzai a stento e a tentoni cercai l'interruttore della luce. Cominciai a girovagare per le stanze della casa, senza una meta precisa, sperando di trovare qualcosa che mi riportasse indietro nel tempo. Entrai nel vecchio studio di mio padre. Una gioia improvvisa mi pervase.
Tutti gli orologi che prima addobbavano la casa erano lì dentro. Sembrava che tutto il tempo esistente sulla Terra fosse stato incanalato dentro quella stanza. Ma solo due di queste era interessata. Andai in fondo alla stanza e trovai il pendolo di mio padre. Mi avvicinai all'orologio. Era ancora più bello di come lo ricordassi. Il pendolo d'oro al centro, ricoperto di polvere, era fermo ormai da molto tempo, come l'ugola di un cantante muto. Vidi la mia immagine riflessa sul vetro. Era una donna imbruttita dal tempo e dalla sua cattiveria. Mi passai una mano sul viso e sentii le profonde rughe attorno agli occhi e negli angoli della bocca. Poi, per cancellare quell'immagine, appoggiai una mano sul vetro e sentii come il calore di due mani che si toccano e il vetro si appannò. Il pendolo si mosse senza fare alcun rumore e io non mi spaventai affatto perché sapevo che mio padre era lì con me. Era il suo incoraggiamento a non farmi arrendere, a farmi persistere nella mia ricerca. Mi chiedeva di continuare a scavare tra le macerie e i calcinacci di quella casa per rimettere insieme i pezzi della nostra storia.